che impressione ti ha dato? Primo tempo magari un po' in difficoltà, poi quando eravate riusciti, diciamo, a trovare il modo di attaccare il tel in una certa maniera, che stava portando i frutti, è arrivato questo gol che vi ha un po' chiaramente scombinato il piano. Sì, e da lì poi le valutazioni, perché comunque il risultato ti fa la differenza. Lì in quel momento c'è stato un braccio di ferro dove noi abbiamo avuto molte occasioni, e in quel braccio di ferro, che secondo me chi fa prima gol vince la partita, anche perché c'era molto vento, un campo abbastanza difficile per giocare la palla, e lì i particolari fanno la differenza. Secondo me, almeno vista da dentro, poi non sono le stesse valutazioni che vedi da uno che guarda la partita da fuori, molto meglio rispetto a un approccio come contro l'Avellino, perché anche nel secondo tempo hai cercato di metterli lì nella loro area e cercare di portare la partita a tuo vantaggio. Questo non si è verificato. Accettiamo tutte le critiche, ci prendiamo tutte le colpe, però dentro di noi sappiamo quello che abbiamo dato e quello che diamo durante la settimana. Ecco, si dice la squadra ha perso le certezze, il mercato è fluido, insomma tutti questi discorsi che ovviamente si fanno quando i risultati non arrivano, no? Cosa pensi che di queste cose che si dicono possa essere vera? No, indubbiamente è vero che, essendo una squadra giovane, nel momento in cui non si hanno i risultati, un po' per sfortuna, un po' per demerito, perdi alcune sicurezze. Però da qui a dire che chi non c'è più era indispensabile o faceva la differenza, ricordiamoci dove era questa squadra prima di Modena. E detto questo, nello stesso momento non capisco perché si vedono adesso più facce polemiche, quando nel momento in cui la squadra andava alla grande queste stesse facce non erano lì a esprimere la loro felicità. Questa è una cosa che ci chiediamo noi da dentro al gruppo, perché chi ci conosce è il vero tifoso, sa che come professionalità, come sudore e attaccamento a questo gruppo non c'è da recriminare nulla. Poi, detto questo, c'è anche da dire che abbiamo dei difetti, grosse lacune, e queste sono le lacune di una squadra giovane, però noi le accettiamo, cerchiamo di migliorarle, e con questo ci prendiamo anche tutte le critiche. Dice Ciao, due gol quasi uguali, per tutta la partita si è stato controllato bene, si sa che la sua caratteristica principale di 16 metri, cosa non ha funzionato il primo, ma soprattutto sul secondo gol che praticamente si è abbassato per portiere di destra. Sul primo era da seguire, ci sono stati 3-4 errori consecutivi a partire dal rinvio di un loro difensore del portiere e fino all'errore finale in cui non si è seguito l'uomo. Sul secondo è una situazione di emergenza dove, in quel caso, io uomo contro uomo dovevo andare verso la palla e non aspettarmi una palla sul secondo palo. Ecco, parliamo sempre della difesa. Capisco e sono sicuro che non siete assolutamente alla ricerca di alibi, per le tue parole fino adesso l'hanno anche in qualche modo dimostrato. Questo passaggio dalla difesa 3, che era diventata un pochino una certezza, anche a cagione, diciamo, di infortuni o squalifiche, eccetera, eccetera, oppure di partenze, e il passaggio alla difesa 2, vi ha in qualche modo condizionato, soprattutto nelle ultime settimane? Secondo me la difesa 3 è nata adattandosi agli uomini. E in quell'adattarsi si sono trovate anche determinate fortune, e mentre nell'ultimo periodo ci sono comunque mancati degli elementi importanti, ma come sono mancati loro ce n'erano degli altri, quindi non è detto che se ci fossero stati loro le cose sarebbero andate in un modo diverso. Però comunque lei mi ha chiesto sulla difesa, quindi io le rispondo che come difesa in questo momento, anche se prendi un gol a partita, ci può stare che vinci la partita 2-1,
ci può stare che una partita finisca 4-3, e quindi non penso sia quello un problema, perché come avete detto voi anche nel secondo tempo non hanno mai tirato in porta se non nella situazione del primo gol. Scusa, per quanto riguarda anche gli adesso che sul lato destro, diciamo, ci sono dei problemi, soprattutto sulla corsia, cioè i due elementi che sono che la percorrono tutta, come la vedi tutta dentro il campo? No, semplicemente magari si sono create situazioni su quel lato dove ci hanno penalizzato, però non questi sono problemi e dinamiche tattiche che bisogna chiedere al mister. Dico perché è già successo in tutte e due le ultime partite, sia contro l'Avellino in casa che contro l'Interno, che vuol dire che è un problema da quella parte c'è. Ma non ti ripeto, non magari in quel momento, ad esempio, io direi più contro il Frosinone che queste ultime partite, perché magari ad esempio a Frosinone c'era Soddimo o chi per lui che faceva la differenza più da quella parte. Io volevo chiedere una cosa sulla classifica, ecco, 2 punti in 4 partite sono numeri critici, ecco, numeri da crisi. Vi sentite in crisi? Pensi che sia in crisi lo Spezia? Cosa ne pensi? No, come ho risposto prima, secondo me il risultato ti fa perdere delle certezze. E purtroppo in questo momento i risultati dicono che abbiamo dei punti mancanti. Da qui a chiamarla crisi, penso che aspettiamo ancora un altro po'. Invece volevo chiederti una cosa sulla difesa, come la vedi questa difesa dello Spezia? Manca qualche cosa? È andato via qualche cosa? Cosa ne pensi? Ma su chi è andato via state già parlando voi, quindi lo scrivete tutti i giorni. Io vi faccio... oltre chi è andato via in questo momento, soprattutto chi ci manca, perché ci mancano elementi che hanno dato un'ossatura alla squadra, elementi importanti, ma non parlo solo difensivi, perché poi il piano difensivo comprende tutta la squadra. Se ti arrivano 20 palle magari 3 scappano, magari con alcuni elementi in squadra quelle palle neanche ti arrivano, e io parlo dei vari, che ne so, Joan, De Gaulle, Datkovic, elementi che hanno dato un'ossatura alla squadra e che danno certezza alla squadra sotto il profilo umano e sotto il profilo tecnico, di grinta, di forza, centimetri. Posto che il risultato, il solito comanda sempre su tutto, sei d'accordo però sul fatto che a Carpi servirà soprattutto la prestazione ancora prima del risultato? Sì, assolutamente, forse è una partita dove, cioè, guardiamo il Carpi, loro tutti dietro la palla e comunque sono primi in classifica, questo ti evidenzia come la Serie B voglia questo tipo di calcio, quindi poi sarà il mister a decidere in che modo la squadra si schiererà in campo, però certamente sono d'accordo, noi comunque dipendiamo sempre da quello, anche se vediamo molte partite come ad esempio con l'Avellino dove ci sono partite molto sporche, fatte di dettagli, di seconde palle, di schifezze in poche parole, e però anche su quello noi siamo molto giovani come squadra e in alcune circostanze inesperta. Questi sono i difetti e le lacune che parlavo prima. Felice, scusa, per tornare a questo sul discorso della gioventù della squadra, sono determinati nel calcio, no? Quelle esperienze. Certo. Siamo molto a debito su episodi contestati che potevano cambiare la partita, voi parlate degli altri, proprio far notare una cosa. C'è stato Situm che quando è stato ammonito per la simulazione, 4 per Entella sono andati dall'arbitro a rompere il scatto. Quando succede al contrario, nessuno si muove. Sono assolutamente d'accordo, ne abbiamo parlato anche nel gruppo e
tante volte siamo quasi passivi sotto questo punto di vista, e quella sporcizia, tra virgolette, che ci manca è proprio questa. E tanti elementi però sono abbastanza esperti come te, non bastate a sopperire a questo problema. Se i risultati in questo momento dicono questo, evidentemente no. Poi non è che un carattere tu lo cambi da un momento all'altro, ci vuole un percorso, e questo percorso è fatto anche di esperienze. Penso che l'unica lingua sia l'italiano. L'allenatore spiega e allena in italiano anche nel momento in cui ci sono 15 stranieri. Magari se a me è capitato, io sono stato 5 anni all'estero, e magari se devi spiegare una cosa a una persona che è arrivata ieri, gliela spieghi nella sua lingua. Però nel momento in cui va in campo non è quello il problema, non è il problema della lingua, è più un problema di caratteri, quasi di timidezza in alcuni casi. Ecco, hai accennato prima un po' alla vulnerabilità del pubblico, no? È un po' così da tutte le parti, non solo qua, però credo che forse si era pensato che questa squadra avesse più certezze a livello proprio di anche di solidità che avevate acquisito nel corso del giro d'andata, che forse adesso sta anche un pochino dicendo da parte del pubblico stiamo venendo fuori in maniera negativa. Io non ho mai detto il pubblico, non l'ho mai accennato, ho semplicemente, anzi, il pubblico gli dobbiamo solo dire grazie, perché no, anche sì, sì, te lo spiego su, nel senso, anzi, il tifoso vero sa quello che noi facciamo durante la settimana, quindi è l'ambiente più che il pubblico, perché comunque anche quando siamo andati sotto la curva dello Spezia a Chiavari ci hanno applaudito, cioè, il 90% di loro ci hanno applaudito, quindi noi dobbiamo solo dire grazie, e loro anche nelle occasioni in cui ci siamo incontrati allo stadio, mi ricordo prima di Livorno, ci hanno chiesto: noi non vi giudicheremo mai il risultato, ma giudicheremo l'attaccamento alla maglia, e per noi questo è imprescindibile, è una cosa che siamo qui a parlare di cose diverse, dei risultati che mancano, però l'impegno da parte nostra ci sarà da qui alla fine. Sotto il piano umano non si sbaglia un cazzo.